In compagnia di WebTV abbiamo Francesca Zanni, oggi tripletta, porti a casa il pallone, tre punti importantissimi per la tua squadra. Come l'hai vissuta dal campo? È stata una partita abbastanza tesa perché comunque partiamo da ultime in classifica e la tensione, un po' la paura di non farcela, di rimanere sempre in basso, però ci abbiamo creduto fino all'ultimo e abbiamo portato a casa tre punti. E il pallone. Importantissimo il pallone, lo stesso che non avevi mai smesso di rincorrere tutta la partita. Anche quando siete andate sotto non avete mai mollato, avete sempre giocato palla a terra, avete sempre cercato di trovare la porta e oggi è andata bene. Vi capita spesso di andare sotto, soffrire un attimino e poi ritornare a giocare? Diciamo che abbiamo fatto tutto il girone d'andata sempre in svantaggio e stiamo lavorando sul non mollare mai e crederci fino alla fine, e ci sta portando ultimamente dei buoni risultati. Oggi hai cercato molto, molto la porta, una traversa dubbia che la tua panchina ha un po' recriminato. Dove punta questa squadra in questo 2020? Sono cambiati gli obiettivi stagionali? In realtà puntiamo tanto a fare gruppo, sicuramente a vincere, perché giustamente l'obiettivo è sempre quello, però giochiamo principalmente per divertirci, stare insieme e crederci fino all'ultimo senza mollare mai. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie.